Ciao a tutti, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Weedy, voi siete Weeders ed oggi c'è un nuovo video e siamo all'aperto, sto facendo la intro e sta per piovere, quindi dobbiamo essere mega veloci. Oggi faremo uno scherzo assurdo alla mia migliore amica ed in pratica Vale le proporrà di fidanzarsi con lei. Però noi non glielo metteremo così improvvisamente, tu vuoi fidanzare con me, altrimenti lei penserebbe che è uno scherzo. E quindi saremo ancora più subdole, le faremo tutto un processo per poi farla arrivare al punto del fidanzamento. Quindi dobbiamo lavorarci molto, vi diciamo, se volete essere salutati in un prossimo video, perché in ogni video saluteremo tre persone, vi ricordiamo di seguire questi passaggi qui, li trovate anche sotto nel primo commento e andiamo. Let's go. Mi sono posizionata in camera mia, la camera è ben nascosta. Cercherò di fare un discorso molto mirato allo scopo del video, quindi parlandole di Valerio eccetera eccetera. Non vi spoilerò niente, ci vediamo dopo. Eccoci, Andy, vieni. Siamo in camera mia. Vieni. Vale? Vieni. Vai. Vale? Vale non c'è. Meno male. Dai, sediamoci. Seguiamoci sul mio letto. Vabbè, tanto è giunto. Ciao. Vabbè, tanto per me è il tuo letto, lo sai. Senti, in realtà è anche meglio che pare non ci sia, perché io volevo parlarci di una cosa abbastanza importante che è da un po' di tempo, quindi volevo parlare con te. Però se non c'era sempre male in mezzo non uscivo mai. No, mi stai scordando. Ok. Non so se tu hai notato, no? Vale molto più vicino a te che a me. Cioè, scherza sempre tantissimo con te. Si fa sempre un sacco di complimenti, eccetera, eccetera. Però lui, lo sai come è fatto, cioè è molto introverso, non è che tanto, cioè alla fine lui fa il buffone, però quando si arriva alle cose serie, sui sentimenti, non riesce mai ad esprimerli come vorrebbe. Io però lo conosco, cioè ci conosciamo da anni, quindi so come la pensa, chi mi piace, chi non mi piace. Comunque, ieri sera gli ho anche parlato di lui, questo, cioè non è che gli ho parlato proprio. Però io ho fatto qualche domanda, sai, per capire un po' la situazione sul vario terreno. E in pratica, parlando con lui, ho capito che i miei dubbi erano confermati. Perché lui, cioè, mi ha fatto intendere che non è che è proprio, capito, cioè, è uscito di testa. Però qualcosa, per prima lui non me l'ha detto esplicitamente. Cioè, non è una cosa che è uscita da lui, perché l'ho fatta uscire tramite delle affermazioni che lui ha fatto. Io ho composto i pezzi come se fosse un puzzle, quindi da varie affermazioni ho capito che c'era qualcosa di più. Lui però non sa niente, quindi quando cerca proprio di non dire niente, capite, non sai, perché io ho dovuto mettere te a conoscenza di questa situazione, perché comunque sei la mia migliore amica, lui è il mio migliore amico, quindi cioè se succedono delle cose tra voi due o se lui diventa strano nei tuoi confronti, è giusto che tu lo sappia, perché siete entrambi le persone troppo importanti per me, non voglio assolutamente uscire da nulla. È un discorso serio. Cioè, Vale non c'è. È una cosa che a me è visto, cioè tanto ritentire, non c'è niente sotto. Quindi questa è la situazione. Mi sembra una cosa abbastanza strana. Cioè, non per qualcosa, però è una serie abbastanza inverosimile. Ma a me non è come si comporta con te. Come al solito, scherziamo. No. Lo picchio. Scherza, purtroppo, non ci dai caso a conoscenza. No, in verità, no, mi fa sempre complimenti sui vestiti, cioè. Cioè, sono cose che non ho mai fatto, però pensavo, boh, magari gli è venuto quest'attimo di dolcezza. Ma che stai facendo? Adri, dimmi sinceramente, cioè, per te lui ti potrebbe piacere, no? Cioè, perché io non voglio neanche che lui ci rimanga male, quindi comunque in qualsiasi caso vorrei prepararlo eventualmente. Un rifiuto. Forse inizialmente, cioè non è che mi piaceva, però è un ragazzo oggettivamente carino e comunque alla fine ci può stare un pensiero, però tuttora, cioè mi è piaciuto, potrebbe essere piaciuto nel senso esteticamente, caratterialmente, sì, ma adesso no, non potrei mai fare una cosa del genere. Vabbè, niente, dobbiamo giocare un po' la switch di questa volta. Sì, così straccio nero. Dai, andiamo giù in salto. Andiamo. Andate, il video è già finito. Ciao a tutti i Weeders, sono passati tipo 3 giorni nell'ultima clip che avete visto, dato che in teoria volevamo fare tutto lo scherzo in quella giornata, ma ho avuto un contrattempo quindi non ci sono potuto stare, però Luisa ha deciso di fare tutto quanto lo stesso e già ha iniziato a dire qualcosa ad Adri. Quindi abbiamo deciso di invitare Adri oggi qua e Luisa se ne andrà, tipo scomparirà, e sarò solo io e Adri e lì le dirò di fidanzarci. Questa
cosa è ancora meglio, in modo che le abbiamo dato il tempo di metabolizzare quello che già io le ho detto. E adesso arriverà il colpo finale, cioè Vale che le chiederà di mettersi insieme. Quindi io adesso me ne vado e Vale, lascia la palla a te, ti prego non fare guai perché non posso mai fare guai, sono number one, ci vediamo dopo. Ma perché fuori, mamma mia? Ma quale freddo, amore? Noi siamo sempre. Eh sì, fava. Giusto, hai ragione. Sì, Billo, guarda, Billy già ci aspettava. Come stai? Billy, dai, scendi un po' giù. Guarda qui. L'ho comprato da poco. Hai mai sentito tu questi album? Non ci credo. Ma comunque Luisa? Cosa, Luisa? Dov'è? Non te l'ha detto? No. Aveva un impegno e non ci sto oggi. Wow, mi spiace, ti avevi detto che c'era Luisa. Sì. Da qua gli dovevo chiedere una cosa. Che dovevi chiederle? Cosa tra cosa ragazzi? Tra di voi? Mica c'entro io. No. Sicura? Cose tra ragazzi. Non c'entra la mia bellezza? No. Non c'entra i sentimenti che provi per me? No. Sei sicura? Sicura. Ti vedo diversa? Non lo so, gli occhi più lucenti, mi nascondi qualcosa. Non posso dire questo. Guardami bene, guardami in faccia. Sì, hai ragione. Veramente carina oggi. Vabbè, niente, mi spiace pensare che ci fosse Luisa. Comunque, non lo so, a questo punto ne vorrei approfittare per parlarti di una cosa. Ok. È difficile da spiegare, allora. Mi devo fare coraggio. Ok, niente, che succede? Che ormai te ne sei resa conto che io solitamente non sono molto bravo a esprimere i sentimenti. Proprio di averti fatto capire che, nel senso, provo determinate emozioni nei tuoi confronti ultimamente. Non so se... Diciamo che ci ho messo un po' di tempo per capirlo. L'avevi capito già, quindi? Sì, si notava. Si notava? Mm-hmm. Ok, niente, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Nei miei confronti che provi determinate emozioni quando pensi a me, quando mi vedi, non lo so. Sicuramente non le stesse che provi tu. Non è vero. Non ci credo se mi guardi con quegli occhi e mi dici che non è così. Provi anche tu le stesse come cose. Ma ti devo guardare? Guardami e dimmi che non provi le stesse cose, non ci credo. Vale, no, no, no. Ti vedo ridere. Vale, non so che cosa fare. Quindi che cosa sta succedendo? Come se fosse facile. Ma fare un giro e ne parliamo per bene. Ok, allora... Dato che non ti credo niente per niente, voglio fare così. Voglio fare tipo una specie di sfida. Proviamo a fidanzarci per un po' di tempo, vediamo come va, se stiamo bene. Vale, ma è come se ti prendessi in giro. Fai la serie. Faccio la serie, sto facendo. Proviamo, se non mi funziona. Vale, ma che. Mi dai una settimana di tempo e se non ti innamori in una settimana, dico ok. Valerio, ma non siamo in un film, guarda che non è che succede. Cioè, no. Non vuoi provare questa sfida, che era bella. No, allora, innanzitutto l'amicizia con Luisa. Poi seconda cosa credo che sia. Non lo so, non mi piace come idea. Se non mi funziona come idea. No, vale, cioè, allora, non fai intendere innanzitutto. Nel senso, tu sei un ragazzo carino. Ed è una cosa normale, però. No, non è potrei. È una cosa normale. Che sei un ragazzo carino, nel senso, cioè, hai capito, no? Sì. Ed è normale che tu lo sia, però io non voglio perdere l'amicizia con Luisa per questa cosa. Non ci credo, no, amici, questa cosa. Dici che sono un ragazzo carino, tutta sorridendo, quindi perché mi stai pensando e poi mi vuoi fare. No, Vale, non è il fatto che ti sto pensando, è il fatto che praticamente è una situazione imbarazzante, perché non so veramente che cosa fare. Cioè, non so cosa come dire. Come non sai cosa fare? Allora, sì, cioè, in questo momento io non mi sento tanto. Cosa? Non ti senti cosa? In grado di stare qua. Ma che dici, Adri, fai la serie. No, faccio la serie, non ce la faccio a stare qua con te, perché se no poi no. Vale, no. Perché non ti stai? No, Vale, no, non ce la faccio perché. Dove ti accompagno a. No, voglio stare. No, voglio andare a casa, voglio. Posso accompagnare? Voglio cercare almeno fuori la. No, vado da sola, tranquillo. Vabbè, Ari. Io vado. Ciao. Scusa. Oh, Ari, ferma. Non dire niente a Luisa che faccio. Non ne parlare con lei. Mi raccomando. Ok, Withers, Adriana se n'è andata e mi è venuta l'idea generale di continuare lo scherzo, quindi per il momento tutto ok, solo aspettare che ritorni Luisa così da raccontare il tutto. Ma già mentre un'idea strafiga. Withers, stavolta mi supererò, sono uscita dalla Weedy House, ho contattato Adri e le ho chiesto di incontrarci in un angolo del parco. Sono stata anche abbastanza seria in modo che lei capisca che c'è qualcosa che non va. Adesso trovo un posto dove posizionare la camera e l'aspettiamo. Ciao Adri! Ok, che succede? Ah, tutto bene, a te come stai invece? Tutto ok, tutto ok.
ok, fa piacere. Ma che è successo oggi con Vale? Perché te ne sei andata? Cioè, non mi hai aspettato, stavo venendo io, stavo insieme, invece no, te sei andata. Ho preferito andarmene, non mi sentivo tanto a mio agio e sono andata. Mi dispiace. Vabbè, certo, essere rifiutati è dura da digerire. Rifiutati? Eh beh, quando il gatto non c'è i topi ballano, tu hai deciso di provarci con Valerio mentre io non c'ero. Non sto scherzando, Vale mi ha detto tutto. Mi ha detto Vale che ha detto tutto. Tu ci hai provato con lui e che sei stata rifiutata e quindi te ne sei dovuta andare perché ovviamente rimanere no, lì era inutile. Io spero che tu stia pensando che Valerio abbia detto che Valerio non è rifiutata. O hai capito male o Vale ti avrà detto una cretinata, perché sicuramente io essere rifiutata non è così, io l'ho rifiutata. Quello che ti ho detto l'altra volta era non per farti ci puoi provare con Valerio. Capito? Io non ci ho provato con Valerio. No, oh, non ci ho provato con Valerio. Non ci ho provato con Valerio. Ti hai chiesto di fidanzarti. Ma tu sei schifocrita. Ma tu sei scusami, ma sei schifocrita. Io lo dico, ti va a raccontare. Sta arrivando, sta arrivando. Valerio, ma che cosa racconti a lui? Che mi urli addosso? Che cosa racconti a lui? Tu mi hai dato il palo. Valerio, ma è andata così. No, Valerio, te l'ho dato io il palo. Valerio, te l'ho dato io il palo, perché tu a me non piaci. Valerio, è così, ma che fazzo sei? Ma che cosa? Mi hai fatto del birre maestro strato. Ma scusami, ma tu che cazzo vuoi raccontare? Ma basta chi? Scusami, ma che cosa vuoi raccontare? Vai a raccontare. Ma perché non mi andare a raccontare? Raccontare la verità! Ma tu stai male, voi già siete pazzi, io non ho capito che problemi tenete voi in testa, ma veramente se ne fa, Valerio, ma. Ma che fa? Adri! Arrina, finisci di provarci con me, per favore. Ma io, prima che veramente mi giri e ti do uno schiaffo esagerato. Che succede? Come stai? Come stai? Hai fatto la gitara e Billy. Arrina, ammetto che ho un pochino esagerato. Però, raga, è stato troppo bello perché Adri si è sconvolta. Poverina. Scusami, non volevo farlo veramente, però è stato troppo divertente. Vabbè, niente, salutiamo le tre persone che nell'ultimo periodo sono state mega attive su Instagram, ci hanno riempito di notifiche, like, sono iscritti al canale, commentando i video, siete le migliori. Quindi salutiamo Rita, trattino basso, in serra, ciao Rita. Ciao Rita, salutiamo Widi, la mia vita, ciao amore. Ciao Widi. E infine salutiamo Rita, Decrescenza fanpage, ciao Rita. E grazie mille per aver seguito le regole. Vi ricordiamo che se anche voi volete essere salutati in un prossimo video, di seguire le regole che sono scritte qui anche nel primo commento, quindi andate a vedere sotto. Se ancora iscritti al canale, iscrivetevi, facessi abbassare in questo video. Non vedete questi due video e al prossimo video.